L'altezza della scrivania. La scrivania è fondamentale. Se lavoriamo su un tavolo da cucina o se lavoriamo su una scrivania, le altezze sono differenti. Quanto dovrebbe essere l'altezza di una scrivania? Provate a prendere un metro a casa e misurare, perché normalmente la scrivania dovrebbe essere intorno ai 74 cm dal top della scrivania, più o meno 2 cm. Questo è l'altezza ottimale che noi dovremmo utilizzare ed è stata stabilita per persone di diverse altezze, che poi dovremo poter gestire tranquillamente con la giusta seduta. La seduta. La seduta è quella che ci dovrebbe permettere il miglior aggiustamento del nostro corpo seduti direttamente alla scrivania. Dovremmo avere un angolo coscia-petto più o meno di circa 90 gradi o leggermente più ampio, ma di poco più ampio, quindi non dovremmo sdraiarci sulla sedia. L'angolo invece di coscia col ginocchio, con la gamba sotto, con l'appoggio del piede, sempre intorno ai 90 gradi. Lo spazio della seduta dovrebbe avere la possibilità di crearci e coprirci il cavo popliteo quasi totalmente, e dovremmo avere più o meno dall'incavo del ginocchio a metà della coscia questi 10-15 cm che ci permettono di creare un maggiore rilascio appunto dei tessuti. E perché questo? Perché ci deve essere un drenaggio della gamba e dei piedi in modo tale che non abbia una compressione all'interno del cavo popliteo che poi va a chiudere o occludere quello che è il sistema linfatico di risalita. Altra cosa che è veramente importante è l'altezza da terra. Ovviamente di norma si parla di 35-38 cm fino ad altezza di 55. Ovvio, dipende tantissimo dall'altezza del soggetto e dalla sedia stessa. Quindi comunque sia, non è che dobbiamo stare lì a misurare questo, ma dovremmo capire che dobbiamo avere questi angoli ben presenti nel nostro corpo. Questo ci servirà per posizionarci al meglio con tutti gli elementi, comunque sia del nostro ufficio, che sono la scrivania, il computer, oppure quelle che possono essere il mouse, la tastiera, se ce l'abbiamo separate dal monitor in sé. Altri tipi di sedute ergonomiche che ci sono in commercio, come la Varier, che è una serie di design che è stata costruita, se non mi sbaglio, negli anni 70, dove si appoggia la tibia direttamente su un cuscino e si sta seduti con una posizione, un angolo di coscia-busto completamente differente da quella di una sedia normale, sono altresì ottimali nella nostra vita lavorativa. Calcoliamo che bisognerebbe adattarci, perché non siamo sempre pratici e sempre abituati ad assumere determinati tipi di posizioni, e poi dipende sicuramente da quello che è il nostro corpo, da quelle che sono le nostre problematiche, ad esempio per quanto riguarda l'inclinazione alla chiusura del ginocchio, dall'angolo del ginocchio. Altra cosa che normalmente si va a utilizzare è la fitball. La fitball è una poca spesa, tanta resa. È la palla, fondamentalmente, dove dovremmo avere un'altezza di circa 65 cm, gonfiata bene, che ci permette di poter stare seduti e stare sempre in movimento. Quindi io adesso sono seduto su una fitball, non ho problemi di stasi, nel senso che sono sempre in movimento e sono sempre con una certa ammortizzazione. Quindi il mio pacchetto viscerale, o meglio la mia muscolatura addominale, la mia muscolatura della schiena, della colonna vertebrale, sono sempre in movimento per trovare un adattamento a quello che può essere la mia ergonomia, la mia postura, il fatto di rimanere dritto e il fatto anche di non avere dolori a livello lombare. È molto utile anche per i bambini quando lavorano o studiano a casa, per il semplice motivo che con la palla fondamentalmente non ci possiamo stravaccare, e se proviamo a stare troppo in movimento rischiamo di cadere per terra. Quindi comunque sia, c'è una ricerca di quello che è l'equilibrio da parte del corpo, e si mantiene il bambino sempre fermo e sicuramente più attento a quelle che possono essere le posture corrette per ottimizzare appunto il proprio studio. Dopodiché possiamo vedere quello che è il nostro allenamento, il nostro affaticamento durante la giornata. Dovremmo sempre tenere presente che bisogna alzarsi dalla sedia ogni tot, normalmente si dice ogni 20 minuti,
ma anche ogni 40 minuti, un'ora, alzarsi da sedia per andare a fare, non so se si usa ancora, io non lavoro mai in studio, ma la fotocopia di per sé, oppure andare a prendersi un caffè, fare due passi per andare a parlare col collega piuttosto che alzare il telefonino, mandargli comunque sia un WhatsApp, è sicuramente più utile. C'è un rapporto di interrelazione tra te e l'altra persona, cosa che ci è venuta a mancare nel corso degli anni, degli ultimi anni, e ci permette di poter andare a lavorare al meglio. Altra cosa fondamentale da mettere nel nostro ufficio è la giusta tastiera e il giusto mouse. Tastiera è fondamentale, è importante la dimensione della tastiera e la lontananza nel posizionamento sulla scrivania, perché i nostri gomiti, i nostri avambracci dovrebbero essere appoggiati per non affaticare poi le spalle e il collo. Altra cosa invece, il mouse dovrebbe essere posizionato alla destra della nostra, o a sinistra, secondo di dove non lo portiamo, della nostra tastiera, in modo tale da poter utilizzare con meno movimenti possibili la nostra mano per muovere il nostro cursore. E ci sono in vendita, poi ve lo posterò in altra sede, dei mouse che sono di origine verticale, non costano neanche tanto e permettono di non andare a torcere l'avambraccio, in quanto un radio, che sono le due ossa del nostro avambraccio, se stanno in questa posizione o in questa posizione, lasciano il nervo mediano libero di circolare insieme alla sua arteria e alle sue vene. Se noi andiamo a chiudere, quindi a pronare la nostra mano, automaticamente abbiamo un incrocio di un radio e all'interno del nostro spazio tra un radio, il nervo mediano e tutta la parte arteriosa e venosa vengono compresse, per quello che noi possiamo poi andare a soffrire di tunnel carpale.